Sei pronta, amore? Oddio, non tanto, Polletta, ma... ma sei sicura? Cioè, voglio dire, non è meglio aspettare ancora un po'? No, amore, basta. Sono passati 3 anni da quando ci siamo fidanzati. Vedrai che andrà tutto bene e piacerai molto a mio padre. Sì, ma perché tuo padre è alla finestra con un binocolo? Ma che carino, ragazzi. Mio padre ci stava aspettando. Che papà meraviglioso che ho. Dai, Polletto, entriamo, se no si offende. Ciao, papà, mi sei mancato. Questo tizio chi è? Scusa. Papà, ti presento il mio fidanzato. Cosa? Oh mio Dio, questo mi distrugge. Che c'è, papà? Non sei contento per me? Che ho un ragazzo che mi ama? Ma no, è solo un amico. No, papà, è il mio fidanzato. Stiamo uscendo insieme. Sì, signore, sono il suo fidanzato. È un piacere conoscerla. Stai zitto, tu, Polletta. Che lavoro fa questo tizio? Signore, io sono un istruttore di box. Per caso mi stai sfidando? Per caso vuoi fare a botte? Ora ti faccio vedere io. Ma no, papo, tranquillo. Lui voleva dire che lo fa solo come lavoro. Vabbè, dai, papà, per rompere un po' il ghiaccio, perché non lo porti a vedere la tua nuova macchina? Ok, vieni con me, Franco. Si chiama Daniele, comunque. Wow, che bella, signore, questa è la mia macchina preferita. Sì, ragazzi, forse hanno qualcosa in comune. Io vado un attimino di là, voi fate i bravi, ok? A dopo. Visto che è la tua macchina preferita, vai a dargli un'occhiata più da vicino, proprio sotto. Guarda che motore che ha. Davvero? Grazie mille. Wow, ma che spettacolo! Aia! Sono schiacciato! Ma cosa è successo? Ops! Scusami, Franco, non l'ho fatto apposta! Papà, ma lo stavi per uccidere! Mi dispiace tanto, amore, non l'ha fatto di proposito! Mi fa male tutto! Andiamo a rilassarci un po' in piscina. Ottima idea! Così, ragazzi, il Polletto potrà sdraiarsi e rilassarsi, visto che ha dolore ovunque. Ah, sì, mi piacerebbe proprio! Allora vado a prendere qualcosina da mangiare. Voi intanto andate ad accomodarvi. Ah, che bello qui, non è vero, amore? Sì, è bellissimo, però mi sta scappando la pipì. E vai in bagno, non ti mangia mica nessuno. Sei sicura? Eccomi, ragazzi, vi ho portato un po' di frutta. Oh, ma che carino mio padre, ragazzi. Ci ha portato un vassoio pieno di cose deliziose da mangiare. Grazie, signore, ma io vado un attimino in bagno. Oh, sì, vai pure. Mi sta scappando, mi sta scappando. Ma come hai fatto a cadere? C'era una buccia di banana per terra. Oh cavolo, ragazzi, scusatemi, deve essermi caduta a me quando portavo la frutta. Sono sicuro che questo pazzo deve averlo fatto apposta. Papà, magari potresti farti perdonare prestandogli dei vestiti puliti e asciutti. Sì, infatti. Ma certo, vieni con me, Franco. Ma come ti sei vestito? Polletta, i miei vestiti sono tutti a lavare. Quindi ho pensato che questi tuoi vecchi vestiti andavano bene lo stesso. Comunque non preoccuparti, sei bellissima, Franco. Polletta, io rivoglio la mia tuta. Tranquillo, amore, papà l'ha messa a lavare. Appena è pronta te la darà. Oh, lo spero, non posso mica uscire così di casa. Ecco a voi, è pronta la cena. Buonissimo, amore, tu non puoi capire quanto è bravo mio padre a cucinare. Ma che schifo! Polletto, ma che cosa fai? Sputi! Ma sei un maleducato! Polletta, questa piadina ha qualcosa che non va! Ma cosa dici? La sto mangiando ed è buonissima! Devi assaggiare la mia, ti prego! Beh, è salatissimo! È stato tuo padre, lo ha fatto apposta a mettere quintali di sale nel mio piatto! Ma cosa dici, Polletto? Ne sono sicuro! Franco, c'è la tua tuta in bagno! Bella e profumata. Ecco, vedi, mio padre è una brava persona. Ma cosa è successo alla mia tuta? Scusa, amore, lo sai che non sono bravo ad usare la lavatrice. Polletta, voglio andare via, ti prego. Io te l'avevo detto che non era una buona idea venire qui. Avevi ragione, Polletto. Mio padre non ti può vedere. Cosa facciamo ora? Di cosa parlate? Papà, ci dispiace, ma avevamo dimenticato di avere un impegno stasera, quindi non possiamo dormire qui. Ma come? Vi ho già preparato il letto. Tu dormirai in camera e lui nel garage. No, papà, facciamo per la prossima volta, ok? Ecco, lo sapevo. Anche tu mi stai abbandonando. Come tua mamma? Madre, non mi vuole più nessuno. Senti, Polletto, rimaniamo qui per questa notte. Non ce la faccio a vederlo così. Ah, ok,
ma lo faccio solo per te. Grazie, ti amo anche per questo. Ok, papà, stasera rimaniamo a dormire qui con te. Grazie, amore mio. Grazie. Sono cavoli tuoi, non ti farò dormire. Polletta, ci vediamo domani a scuola. Addio. Aspetta, Polletto, ma dove vai vestito così? Tuo padre è pazzo. Va benissimo, Polletti, questo è stato il replay della Polletta che mi presenta suo padre. Se vi è piaciuto lasciate like ed iscrivetevi al canale per tanti altri roleplay proprio come questo. Noi ci vediamo al prossimo roleplay su Brokeven di Roblox.